C'è un incremento della circolazione del virus dalla particolare aggressività. Per fortuna al momento si registrano solo due casi di variante Omicron. Questo è il momento di rispettare in modo rigoroso tutte le prescrizioni, al di là delle norme e delle ordinanze che lo prevedono. Il virus ha bloccato anche la Salernitana con due giocatori positivi al Covid più un sintomatico del gruppo dirigente, tanto che l'ASL di Salerno ha vietato la trasferta di Udine, avviando il tracciamento delle persone che potrebbero essere stati a contatto con i contagiati. I casi purtroppo aumentano ed allora più che mai in questo momento serve rigore e procedere con le seconde e le terze dosi, oltre che vaccinare i bambini. Non si escludono giornate speciali per la campagna vaccinale durante le festività natalizie. A dirlo stamani ai nostri microfoni il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, direttore dell'unità operativa complessa di igiene pubblica e referente per le attività Covid dell'ASL di Salerno. Siamo consapevoli, è un allarme mondiale, europeo, nazionale, regionale, non a caso abbiamo avuto queste circolari, queste ordinanze della regione che ci impongono un maggior rigore nell'effettuazione di alcune cose. Io l'ho detto anche prima, ripeto, questo è il momento di rispettare in modo rigoroso, anche al di là di quelle delle norme che lo prevedono, le misure di protezione di questo virus. Mascherina in tutte le occasioni in cui c'è contatto con altre persone, distanziamento, lavaggio delle mani, protezione, perché è lo strumento che ci permetterà di reggere questo momento. Dobbiamo superare questa ondata e la supereremo mantenendo un grosso rigoroso atteggiamento su queste. Poi l'altro elemento importante che ci aiuterà ad attraversare la situazione è il completamento del ciclo vaccinale. Terze dosi per tutti, e senza fare storie sul fatto che non c'è Pfizer. Moderna e Pfizer sono vaccini mRNA identici sugli effetti collaterali, identici sulla somministrazione. Le terze dosi booster, noi abbiamo grande disponibilità di vaccino Moderna, andiamo a fare Moderna con serenità tutti quanti. Il vaccino Pfizer, di cui abbiamo meno disponibilità in questo momento, lo dobbiamo riservare alle seconde dosi delle persone che hanno già fatto la prima dose di Pfizer, lo dobbiamo riservare a quelli che hanno fatto già, casomai, AstraZeneca, Pfizer, quindi possiamo proporre facilmente una terza dose. Per gli altri, Moderna va benissimo, protegge, è importantissimo proteggersi, importante è anche sopportarsi un pochino. I nostri centri sono sottoposti a uno stress rilevante in questo periodo, lavorano con questa carica da 10-11 mesi. Capiamoli, io capisco anche i cittadini, in fila non è semplice, speriamo che continui il bel tempo, un po' di sopportazione reciproca, in questo spirito festivo lo dobbiamo portare con noi in ogni momento.